E adesso parliamo di super bonus, lo sgravio del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 2023. Il governo si è impegnato a prorogarlo attraverso il rifinanziamento nella prossima legge di bilancio e anche ha riconosciuto la necessità di semplificarne le procedure. Ne parliamo stamane con Saverio Fossati, del Sole 24 Ore. Buongiorno, eccoti. Buongiorno. Ciao Saverio, e con il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia. Buongiorno, eccolo lì. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Comincio con Saverio. Insomma, la necessità di semplificare le procedure per il super bonus evidentemente nasce dalla consapevolezza che forse c'è qualcosa di troppo complicato. Cosa, ti chiedo? Ma di complicato c'è quasi tutto, nel senso che le procedure per ottenere il super bonus partono già da un presupposto veramente difficile, e cioè la regolarità edilizia, la conformità edilizia, anzi come la chiamano, dell'edificio sul quale devono essere eseguiti gli interventi. E consideriamo che in Italia edifici che non abbiano qualche cosa di edilizio da sistemare sono pochissimi. Quindi in realtà l'amministratore già si trova a doversi confrontare, l'amministratore di condominio, ma anche il proprietario di villette che, diciamo, siano magari di una trentina di anni fa, una quarantina di anni fa, si trova a confrontarsi con la necessità di andare in comune e vedere se tutto è perfettamente in regola per quanto riguarda il condominio, le parti comuni, cosa che sembra strana ma effettivamente capita di rado, e per quanto riguarda il proprietario singolo di una villetta, tutta la villetta. Consideriamo che a Milano ci vogliono almeno 3 mesi solamente per accedere agli atti, per poterli verificare, gli atti depositati in comune, con la situazione reale dell'edificio. In altre città è anche peggio, sì, e una volta che neanche, si verifica che c'è qualcosa... Non è neanche male quei 3 mesi, Non è neanche male quei 3 mesi, quel termine dei 3 mesi a Milano. Io volevo... No, è vero? C'è di molto peggio, c'è di molto peggio. Dottor Buia, lei rappresenta le aziende edili, che proposte fate per la semplificazione soprattutto? Perché poi quello è il vero problema. Sì, effettivamente il problema è quello che è stato appena discusso, cioè le semplificazioni, la procedura lunghissima per arrivare ad aprire un cantiere. Tenete conto che questo provvedimento praticamente ha avuto inizio con l'agosto dell'anno scorso. Ad oggi i cantieri che sono partiti decollati sono pochissimi, 11.000 cantieri per un tiraggio di 1,2 miliardi è poco in confronto a quello che si era ipotizzato per la crescita di questo paese. È una misura questa molto interessante che deve essere semplificata sicuramente, ma per questo dobbiamo avere certezza della proroga. Oggi quella proroga che è stata data in maniera corretta, l'impegno preso politicamente di prorogare questo strumento al 2023, però sconta ancora il fatto che è subordinato alla verifica di un tiraggio. Se questa verifica, se questo assenso alla proroga non arriva rapidamente, rischiamo di bloccare una procedura che è già farraginosa, ma che rischia di bloccarsi ulteriormente. Per cui quello che noi abbiamo chiesto al governo è proprio di accelerare questa decisione. Saverio, si lavora anche che il superbonus possa essere utilizzato dagli alberghi? Sì, se ne è parlato proprio ieri. L'ipotesi è che anche gli edifici destinati a uso alberghiero possano beneficiare del superbonus, perché in questo momento, in modo abbastanza assurdo, le imprese sono escluse dal superbonus. Quindi chi possiede un opificio, una fabbrica, appunto un edificio commerciale, non può beneficiarne, a meno che non sia inserito in un condominio, come capita, certo, a un negozio o a un ufficio, purché non sia prevalente nell'ambito del condominio. Sarebbe utile anche perché, se lo scopo è quello di realizzare il risparmio energetico, sì, le abitazioni sono edifici energivori, ma lo sono moltissimo sicuramente, certo, anche gli alberghi. Certo. Allora, dottor Buia, siamo in conclusione, però vogliamo almeno con una parola ricordare quanto è importante l'edilizia per il rilancio dell'economia? Tantissimo, l'edilizia con la grande filiera attiva il 22% di quel PIL italiano, e ogni miliardo investito nel mondo delle costruzioni sono 15.000 posti di lavoro. I 18 miliardi investiti nel super bonus darebbero 270.000 occupati in più, per cui una leva per la crescita strategica se vogliamo veramente raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati con il recovery plan. Perfetto, grazie Saverio Fossati, grazie Gabriele Buia per essere stati con noi.